Radio Radicale, ci vogliamo occupare del decennio post-berlusconiano che ci ha accompagnato fino alla vittoria di Giorgia Meloni. Lo facciamo con questo bel saggio dal titolo Dopo la democrazia, scritto da Giuseppe Alberto Falci e da Jacopo Tondelli. Il sottotitolo è Tra populismo e tecnocrazia, un decennio vissuto pericolosamente. Allora, io voglio chiedere agli autori, voi avete fatto un'analisi di questo decennio, che è stato un decennio molto confuso, dove l'elettore si è allontanato molto dagli eletti, ammesso che precedentemente ci fosse questa vicinanza. Allora, che tipo di analisi avete fatto? Comincio con Jacopo Tondelli. Noi abbiamo anzitutto, prima dell'analisi, voluto provare a mettere in fila un po' la storia di questi anni, no? Di un tempo in cui quello che veniva promesso come imprescindibile o quello che veniva escluso come inaccettabile succedeva subito dopo aver ricevuto mandato dagli elettori in base alle premesse e alle esclusioni. Questo è un po' il trade union, il filo rosso che unisce la storia di molti governi repubblicani di questi anni, non necessariamente cattivi o naturalmente buoni, ma sicuramente che hanno contribuito a far perdere credibilità e solidità all'istituzione democratica e ai partiti italiani. Allora, perché siete partiti dalla fine del berlusconismo e soprattutto che cosa ci hanno insegnato questi 10 anni e qual è stato il momento peggiore? Siamo partiti da lì per due motivi. Il primo, perché dalla fine del berlusconismo, cioè, quando finisce Berlusconi inizia il governo Monti. Il governo Monti è il governo nel quale emerge la tecnocrazia, l'uomo, il professore, no? Il rettore della Bocconi che si mette alla tolda di comando di Palazzo Chigi per salvare il paese da una situazione economica che all'epoca era definita difficile, complicata. Inizia anche lì perché poi c'è un legame anche, la nostra amicizia comincia esattamente con la fine del governo Berlusconi, questo è l'aspetto diciamo più di colore. Qual è stato il momento peggiore di questi 10 anni? Guarda, diciamo che sono stati anni complicati nei quali, come diceva prima Jacopo, ci si aspettava che la politica facesse un passo in avanti, ma non c'è stato. Ci sono succeduti questi governi, come dicevo prima in conferenza stampa, anche senza nessuna, non c'era nessun principio diciamo nobile nel proseguo della legislatura. Spesso si evocavano vincoli esterni o comunque si evocavano situazioni complicate economico, si diceva no, a febbraio non si può votare perché a febbraio c'è freddo, a dicembre non si può votare perché c'è la legge di bilancio. In realtà si andava avanti a fatica e tutto questo ha scollato il Parlamento dal contesto, dall'elettorato. Allora, la vostra analisi, che riprende un titolo di un saggio di Ralph Dahrendorf, è che il nostro non sia un paese democratico? No, la nostra analisi, diciamo così, più che altro vuole far vedere i limiti che la democrazia rappresentativa nella capacità di rappresentare davvero quello che succede nella società sta assumendo, in particolare in Italia, non solo in Italia ma in particolare, e non nel senso che non è un paese democratico, ma nel senso che da un lato la società, gli elettori, e dall'altro gli eletti e i partiti sono sempre meno in grado o desiderosi o vogliosi di rappresentarsi reciprocamente, e questo poi produce infine la necessità, spesso e volentieri, di arrivare a soluzioni tecnocratiche a cui si risponde con forti dosi di populismo che poi generano nuove soluzioni tecnocratiche perché sono l'unica cosa possibile. Che posto ha in questo decennio Enrico Letta? Lo chiedo perché lui si è avvicinato più al prototipo di politico normale, che però ha dimostrato una rara incapacità nel gestire il suo potere, sia come Presidente del Consiglio che come segretario del PD. Lo troviamo all'inizio e alla fine. Quanti sfracelli ha fatto? Ma guarda, nel libro ha un posto di rilievo. Il libro ha delle facce note e delle facce meno note. Le facce note attorno a cui ruota il racconto sono appunto Enrico Letta, Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Silvio Berlusconi, Mario Draghi e Giorgia Meloni. E Matteo Salvini, ovviamente. Sì. Letta lo trovi tu all'inizio e alla fine del libro. Sì. C'è un racconto
abbastanza dettagliato con retroscena, aneddoti su quello che è stato il suo breve governo del 2013 e viene approfondito la fine, quindi il passaggio Letta-Renzi, che è stato un passaggio doloroso. Si ritorna a riparlare di Letta quando nel 2021 ci sono quelle dimissioni traumatiche di Nicola Zingaretti, e comunque si dice anche che nel viaggio che facciamo si dice anche che la segreteria Letta non è stata una segreteria che ha brillato e comunque si è ha rimarcato, diciamo, quello che è stata la vocazione governista delle stagioni precedenti del Partito Democratico. Allora, l'ultima domanda: la Meloni si candida come esponente politica Presidente del Consiglio con la sua normalità, perché è una persona normale, a durare più di quello che sono durati, diciamo, questi politici di questo decennio che hanno girato sull'otto volante? Allora, di sicuro si candida, nel senso che è quello che lei vuole. Una cosa mi ha colpito di tutto quello che ha fatto dall'inizio, ed è la sua capacità di essere rassicurantemente banale nelle scelte che fa. Questa è probabilmente il vero segreto per evitare di straesporsi, magari anche di vedere alle prossime europee un risultato davvero molto più ampio rispetto a quello delle politiche. Probabilmente il suo partito andrà meglio, ragionevolmente, se tutto va più o meno come deve. Non arriverà però a duplicare il consenso, ma questa probabilmente potrebbe essere una arma segreta a suo favore, non a suo sfavore. Falci, banale o semplicemente normale? Ma guarda, è una leadership, quella di Giorgia Meloni, camaleonte, dico io. Perché dalla campagna elettorale, cioè dalla stagione, diciamo, 2021 alla campagna elettorale, cioè all'attualità, insomma, ha modificato radicalmente il suo approccio. Già nella scelta dei ministri c'è stato un trasformismo anche nei toni. Certo. E devo dire che i passi indietro di questi giorni, gli indietro tutta di questi giorni, certificano appunto che ad oggi è una leadership camaleontica. Bene, allora io ringrazio gli autori, Jacopo Grazie. Tondelli e Giuseppe Alberto Falci, autori di Dopo la democrazia, edico da Zolfo, con questo bel colore istituzionale che è quello dei palazzi della politica. Certo, naturalmente. Grazie. Grazie a te.